Questa melodia mi garba sempre di più ogni giorno, che ogni volta che la sento. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono tornato che sto visionando il Super Pokémon di Battle 200 perché non avessi visto gli scorsi episodi. Avevamo ottenuto la medaglia di Cannalipoli dal capobaleste esperto di tipo acciaio. Avevamo esplorato poi poco prima l'isola Fregosa. Avevamo voluto finalmente la nostra Carla e il nostro Bonnie rispettivamente in una Clefable e in un Roserade, dandogli le rispettive pietre evolutive da toccare perché finalmente avevano imparato delle mosse decenti. Quindi è arrivato, secondo me, il momento giusto per evolverli un'ultima volta. Dopo aver vinto la medaglia con Cali, siamo andati in biblioteca. Stavamo progettando con il professore, anzi, il professor Rowan sta progettando di mandarci a vedere, a fare una ricerca sui Pokémon Miraggio dei Tre Laghi di Sinnoh, quando c'è stato improvvisamente un'esplosione dalla parte della regione, ai pari, penso, di una bomba atomica, perché ha fatto anche tremare tutto quanto. Si è scoperto poi essere stata la bomba galattica, che non ho capito bene come funziona, comunque la bomba galattica che Team Galassia ha utilizzato per prosciugare tutto il lago Valore e catturare il Pokémon Miraggio di quel lago. Purtroppo non abbiamo potuto fermarli perché quando eravamo arrivati, Saturno, il comandante, aveva già catturato Azelf, se non ricordo male, lui il Pokémon del lago Valore. Dopodiché ci siamo diretti al lago Verità, dove si era diretto Lucas, e lì c'era Martes, che abbiamo riaffrontato. Purtroppo però ancora una volta lì siamo arrivati troppo tardi perché avevano già preso Mesprit. Ci resta da vedere se Barry, al lago Arguzia, presso la cittadina di Vepole, l'estremo nord della regione, se è riuscito a cavarsela, se si è, e soprattutto se è, dobbiamo sperare che sia riuscito ad arrivare prima che sia troppo tardi, prima che Team Galassia riuscisse a catturare anche Uxie, il terzo Pokémon. Intanto qui avevo detto che per andare a Nevepoli sarevo passato per Memoride. Infatti, però, qui non avevamo affrontato gli alleatori, quindi ci abbiamo tutti da battere. Ovunque vada, Noctowl è sempre al mio fianco, ti faremo vedere di cosa siamo capaci. Viste le capacità però atletiche di Barry, sono sicurissimo che quando saremo arrivati là, lui sarà già arrivato sul posto. Sono riuscito a impedirti in Galassia di catturare Uxie, però ho i miei dubbi, visto come aveva allenato la sua squadra, allenato l'ultima volta che l'abbiamo trovato, l'ultima volta che l'abbiamo affrontato. Comunque, ultimissima cosa, off camera non ho catturato nessun Pokémon nuovo. In compenso, off camera ho ritrovato i miei occhiali, quindi sto registrando con i miei soliti occhiali. Non sto usando quelli di riserva, vabbè, anche se sono uguali, però sti cazzi. Volevo dirlo che l'altro ieri avevo incominciato a registrare i video dicendo che per voi era l'altro ieri, raga, oggi parto a registrare che non ho i soliti occhiali, ho quelli di riserva perché gli altri li ho trovati dopo mezz'ora che l'ho cercato, alla fine ieri. Per un colpo di fortuna li ho trovati. Abbiamo fatto del nostro meglio, è questo che conta, no? Bene, l'altro normalmente sì, quando devo affrontare i Team Galassia no, ricordiamocelo. Sono forte, 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 sono forte. Ma lo so davvero. Certo che sì, sono forte, sono forte. Bene, adesso sono pronto. Wow, mi hai fatto perdere uno spavento. Capirai che cosa stavo facendo quando vedrai questo MT. MT77 è per caso forza? Non... Lascia che ti spieghi come funziona quella mossa senza entrare troppo nei dettagli tecnici. Prendiamo che il tuo avversario aumenti la propria difesa usando un rafforzatore. Il tuo Pokémon può usare Psikami Su per avere lo stesso aumento. In altre parole, copiare le modifiche alle statistiche del bersaglio. Ah, ecco perché pensavo fosse forza. Però forza ce l'hanno già data, quindi non aveva senso. Stavo esplorando le rovine quando ecco che vedo un'allenatrice. Urge indagare in che senso? Cioè, perché scusami un attimo, non può passare una persona di qua? Signor Fedele si chiama questo. Signor Fedele, ma di Capo Bronzo. E siccome Christian, tempo e 4 episodi scorsi, ha parlato la notte sferza, adesso dovrei poi contro i tipi psico, invio lui finché non arriverà il momento in cui dovrà cedere il suo posto, l'ho già detto, in squadra.
a Dialga, il leggendario, Pokémon leggendario, perché volete che io non mi metti Pokémon leggendario di squadra? No, dai, su. Però quando partono così i turni. Che rottura di coglioni quando succede questa roba. Sì, bravo. Parlando di Cristian, ho già anticipato nello scorso episodio che la palestra di Nevepoli, che dobbiamo fare prima di andare al lago Arguzzo da Barry e vedere come se la sta cavando con Team Galassia, avevo anticipato che l'avevo fatta con lui perché con lui non ho ancora fatto una palestra e voglio fare almeno una con lui anche perché questa sarà l'ultima occasione che avrà per spiccare nelle palestre Cristian. Quindi sti cazzi anche se il coleotto non è forte contro il tipo ghiaccio, non ce la capiremo. Comunque, le mie indagini hanno rivelato che questa reattrice è proprio forte! Ai ai! Ah, vedi che posso spostare questi massi. Vediamo, aspettate. Quindi posso spostare i massi così. I massi Luigi. Ok. Salve! L'alba vincente unisce la velocità, riesce a starmi dietro? Marcus. Scorupi. Non so perché, ma io intuisco che i ninja abbiano i coleotteri anche dal colore dei capelli. Non so perché faccio questo paragone. Siccome hanno i capelli verdi, allora hanno i Pokémon coleottero. Perché di solito la scritta coleottero è colorata di verde, verde grigiognolo. Non so perché faccio questi collegamenti mentali, ma secondo me è solamente un mio collegamento mentale perché poi non lo fanno apposta questa cosa. Semplicemente avevano voglia di fare i ninja con i capelli verdi. Allora, qui lui si sta preparando a lanciare, mi sa, un attacco velenoso. Però cale più veloce, quindi vai di lanciafiamme. Ragazzi, non sapete la goduria nell'avere tutti i Pokémon evoluti, è fantastico. Questa scelta sarà Golbat. No, non va di capo Bonnie, che cazzo sto facendo? Bonnie l'abbiamo evoluto e non è ancora entrato in scena da quando si è evoluto. Non abbiamo ancora visto nel suo potenziale da evoluto. Però prometto che entro oggi qualche scontro lo farà. Spero. Perché, cioè, più andiamo avanti, più ci avviciniamo alla regione del ghiaccio. Quindi, più difficilmente mettere in campo Bonnie. Perché Bonnie è debole al ghiaccio. Però, vabbè, un giorno qualcuno lo troverà con tipo acqua pronto a saltare fuori. Ci sarà qualche pescatore. Quanta fatica sprecata a nascondermi! Pensando, aspettate, c'è un albello! C'è un albello, aspettate. Monte con un secondo. C'è un albello, vai vedere cosa c'è di qua. Vabbè, solita storia che. Ah, c'è un allenatore ancora, visto, vedi che. Forza, forza, sono pronto, lottiamo! Gasato lui, vai. Philip con tre Pokémon. Il primo è Kyogre, anche vuole lottare. Vai, Stefano. Continua. Volendo, anche ci penso avrei potuto giocare anche Carly, perché Carly è forte contro i tipi lotta, è un folletto. È l'ultimo Machoke, vai.
Non so se questo è lo asfalto con aerosalto, però proviamo. Ok, l'ho asfaltato lo stesso. Bonnie sa a livello 46. Filippo sconfitto. Non capisco proprio perché non sono riuscito a vincere. Sono stato troppo veloce io, compare di quello. Ok, quello dovrebbe essere stato l'ultimo alleato. Ok, qui serve forza. Ecco fatto, l'abbiamo imparata al momento giusto. Cioè, abbiamo ottenuto l'abilità di usarla di fuori da dalle lotte al momento giusto, dopo aver battuto Ferruccio, se non erro. Allora, scendiamo di qui. Avevo detto che Nevepole è tutta dritta, quindi, cioè, è a nord, quindi devo prendere il sentiero che porta. Davvero? Scacciabruma dentro una caverna? Devo usare? La neve dentro una caverna, cioè, cos'è? Il mister di Final Fantasy XII. L'ho usato per niente. Riscacciabruma di nuovo. È il misto di Final Fantasy XII. In realtà è a quello. La nebbia che c'è anche sottoterra perché non è nebbia ma è essenza magica che aumenta la potenza magica. L'ho ora a caso. Pokémon. Dovrei stare prendendo la strada giusta, magari ho incrociato adesso, ho preso, cioè, tra le tre stradine ho preso la strada sbagliata. Però mi ricordo bene che per andare nei Vepoli devo passare di qui. E no, non ho asfalto sto Gobat perché l'ultima volta con Gobat di Marte pensavo avevo one shottato con Surf e invece no, avevo one shottato chiudi Pokécure. Cazzo, c'è una Pokéball. Aspetta un secondo, secondo la mappa città sto andando sì, sono nella direzione giusta. Ok, perfetto. Bella musica comunque. Poi dove li trovi i castori che ti aiutano in questo posto? Non ne ho idea. Sacchetto di sabbia soffice, tutto sto casino per la sabbia soffice, che comunque è lo strumento che potenzia le mosse di tipo terra. Sarebbe utile se qualcuno avesse delle mosse di tipo terra in squadra, però vabbè, ho fatto bene a tornare indietro. Perché sto andando a destra? Devo andare dritto! Ok, penso che questo riesca a devastarlo col surf, forse. Ok, posto. Ah, sempre un amore, Pingu. Devo andare dritto, cavolacci, l'ho detto 50.000 volte. Bisogna andare dritto. Oh, cioè, prevedo che nella prossima area c'è l'uscita. Oh, questo è una meditite, si capisce dalle orecchie. Che bello quando i Pokémon. Cioè. Mi piace quando c'è qualche differenza tra i maschi e le femmine. Perché, cioè, se non ci fosse tipo qualche differenza anche di aspetto minuscola, si capirebbe che sono maschi e femmine solo dalle didascalie. Però nella realtà di didascalie i simboli non li vedi, ecco. Percorso 216, dovremmo essere sul percorso giusto? Sì, eccoci qua. Percorso 216, vado a un'occhiata alla Roguzia, è l'obiettivo. Vabbè, comunque. Allora, aspettate, non mi ricordo se prima devo fare la Roguzia o se prima devo fare nei Vepoli. Mi pare di ricordare che prima devo fare la palestra, mi ricordo. Comunque, prima di fare tutta la resa dei conti definitiva con Team Galassia, la settima palestra va fatta. In quanto fatto allenatore sono appassionato e vedo che anche tu lo sei. E vedo che sei vestito pesante per affrontare il freddo. Io invece sono sempre qui sfigata con il mio solito vestitino perché avrei voluto mettere il vestito di Pokémon Platino. Peccato che era scaricabile tramite Don Segreto solamente. Cioè, nei primi giorni d'uscita del gioco, da quanto ho capito, perché adesso in Don Segreto c'è solamente la scheda Soci, vi ricordate che l'abbiamo scaricata l'altro giorno. Che
Che ci servirà per gli extra, anche questa però è disponibile da scaricare per un periodo limitato, quindi affrettatevi se avete diamante lucento per la splendente scaricarlo, quella scheda, perché altrimenti vi perdete un leggendario di fine gioco, vi dico solo questo. Proprio come pensavo, si sta morendo di freddo. Sono adesso ho notato che in tutti gli scontri sullo sfondo del campo di combattimento c'è sempre il Monte Corona. Essere pronti per ogni provenienza, essere pronti per ogni sfida, è questo l'atteggiamento che deve avere un allenatore. Infatti ti sei dimostrata preparata, brava. Fate la sfida di Beata, fatta allenatrice. Cioè, a vedere i ragazzi con tutti questi tutini mi fa venire freddo. Perché continuo a pensare che io sono in maniche corte, in gonnella. Come al solito i personaggi di Pokémon sono vestiti, mi viene da dire, in tenuta primaverile estiva. Oh, finalmente comunque qualcuno ha lanciato in campo un tipo debole al tipo erba. Quindi, oh, finalmente possiamo vedere Bonnie. Oh, eccolo qua. Finalmente possiamo vederlo combattere nella sua nuova forma evoluta da poco. Peccato che cavolacci Goldack conosce Cozzata Zen. Qui è debole Bonnie. Allora adesso facciamo. Volevo provare fronte a testa, però voglio recuperare i punti vita, quindi ecco fatto. Mi piace troppo l'evoluzione Roserade di Roselia, perché sembra un eroe mascherato, se ci fate caso. C'ha il mantellino, la mascherina. Vabbè, sti cazzi della grandine. La sua scelta è Ponita, 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 si cambia. Stavo pensando di giocarmi Metronomo, ma meglio non strafare. Mai però dimenticherò quando per puro culo Carly imparò Aerocolpo per un turno. La mossa di Lugia, fantastico. Io manco sapevo fosse di Lugia. Ho dedotto che fosse la mossa di un leggendario dall'animazione figa. Presuppongo poi, parlando di mosse, che visto che in questo gioco hanno deciso di rimettere praticamente tutti i Pokémon dalla generazione 4 in giù, stavo pensando tra me e me, ma se allora Carly può usare tutte le mosse di Pokémon come trovo. E però in questo gioco ci sono solamente Pokémon dalla quarta generazione in giù, perché se si vuole essere fedeli al gioco originale, i Pokémon dalla quinta in poi non li puoi mettere, perché anche i leggendari, perché non avrebbe senso. Non è che allora anche le mosse dalla quinta in poi non le hanno inserite sempre per essere fedeli ai Pokémon Diamante e Perla originale? Ok, tanto, oh, Fiordtempesta l'ho provato, sono contenta. One shot a tutti, ho capito. E vai. Poi però penso, Fiordtempesta però ho letto che è una mossa che hanno introdotto in sesta generazione, quindi sono un po' rincoglionita col cervello. Che delusione! Cioè, per essere rimanere fedeli ai giochi originali Pokémon Diamante e Perla, hanno deciso non solo di c'è un scista. Non solo hanno deciso di aspettate un secondo, c'è l'allenatrice da sfidare qua, ecco fatto. Sono pronta ad equipaggiare alla perfezione, possiamo iniziare quando vuoi. Cioè, per questo gioco, per essere fedele, non solo hanno riprodotto fedelmente da zero tutto
i percorsi, tutte le abitazioni, anche la telecamera e tutto quanto, eccetera, eccetera. Non solo hanno rimesso gli stessi Pokémon, ma hanno anche deciso che anche negli extra, quando devi catturare i leggendari, ok, sì, c'è questa nuova meccanica del parkour rugoso, vabbè, ho spoilerato, dove poi devo catturare la gran parte dei leggendari che hanno fatto ritornare. Però hanno deciso di metterli comunque solo quelli della quarta generazione o quelli più vecchi. Di non mettere quelli dalla quinta in poi, perché effettivamente non avrebbe senso. Però stavo pensando, la stessa regola vale anche per le mosse? Perché comunque le mosse di stessa generazione ci sono, e quindi ho pensato, ma non è che, cioè, tipo faccio un esempio, carico, metronomo, puoi pararmi in crotuono così a caso, ecco. Ma come? Perché cioè, comunque le mosse nuove ci sono. E quindi non ho capito. Antigelo, attenzione. Antigelo evita il congelamento. Volevo affrontare quei scisti, ma mi sa proprio che non posso. Che bello quando la neve diventa profonda che io. Ci sta! Ehi! Sarà principiante? O hai già un po' di esperienza? Nell'uscì no. Nella lotte sì. Se sono arrivata qua. Sto iniziando a pensare che la regola del sola sono ammesse solamente cose dalla quarta generazione in giù non vale per le mosse. Sto iniziando a pensarlo, quindi come metronomo potrebbe spararmi i cali anche un incrofiamma o un gelabondo. O per sparare mosse ancora più nuove. Ah, non mi aspetta, mi viene in mente una mossa nuova di leggendari, cazzo. Spada sorella, sempre di quinta. Ali del fatto, ecco, anche. Oh, attenzione, ancora un livello più acuto che il livello 50, che goduria. Impossibile, sarà professionista, altro che. Scocciato. Cos'è qui? Baita neve fresca, un letto caldo e poco più. Ah, questo è il checkpoint, tra virgolette. Perché non schiaccio il pisolino in quel letto? Come vedi, questa baita è un po' in disuso. Fai pure quello che vuoi. Immagino che non ci sia proprio targhe, quindi. E la gente quando passa si entra comunque dentro perché. Non ho grosso spesso come certi Pokémon, per questo devo imbacuccarmi bene per non sentire freddo. Posso andare? Oh, c'è un letto, vuoi riposarti? Sì, ti metto il letto e ti addormenti subito. Io stamattina avevo messo la sveglia come tutte le mattine, tutte poi che sono tornato in perfetta forma. Mi avevo messo la sveglia come tutte le mattine, tra l'altro pure presto, perché stamattina avevo una cosa da fare. Manco a farlo apposta, mi sono detta, io lotto sempre per vincere, questo non è un allenamento. Non mi sono detta così. Mi sono detta, vabbè, adesso sono andata la sveglia, la spengo, aspetto che. Mia madre come sorella esca di casa per portarla a scuola, così che quando sento che lei sta chiudendo la porta, io mi alzo subito, mi vesto e faccio tutto quello che dovevo fare. Manca a fare apposta, aspetto la sveglia, ho pensato, mi metto a letto, aspetto di sentire il suono della chiave, non l'ho mai più sentito quel suono, mi sono raddormentata subito, mi sono svegliata quando ormai le cose che dovevo fare erano già finite, va a cagare. Fortuna che non siamo più negli anni 2000 e le lezioni delle università le puoi recuperare, meno male, fortunatamente. Con i mezzi tecnologici. Vabbè, piccolo aneddoto finito, per dire che io di solito non mi addormento mai subito, però.
Quando non mi devo addormentare subito, mi addormento subito. Vado a cagare il cervello dell'elo. Dai, forza lunare. Oh, ma che bella animazione. Non l'avevo ancora vista, anzi, l'avevo ancora vista forse, ma non me la ricordavo. Mi ricordavo ancora la sfera con le perle di XY. La grande che fa male a tutti. Slise, continua, continua. È forte anche su Slise, è forte forza lunare, che ci penso. Perché è un tipo buio. Ancora, vai, potere della luna. Io immagino che quando un Pokémon usi forza lunare durante il giorno, la luna, c'è sempre la luna, ma non la vedi, immagino che in quel momento la luna ritorni visibile per un attimo perché assorbe l'energia dalla luna. Ottimo lavoro, è stata una lotta davvero magnifica. Però dici sempre, però, balbettando, immagino perché fa freddo. Percorso 117, la faccia, un po' più di bufera, no, Questo freddo non è niente a confronto con il fuoco che mi brucia dentro. Tempo fine della lotta. No, mi si è spiegato, sto congelando. Dante, l'ultima volta che ero passato di qua non c'era tutta questa grafica, deve essere una cosa che c'è ogni tanto, come la pioggia. Allora, dai, ciù, Pingu, è meglio se ti tolga da qua. Mando Bonnie piuttosto, che è resistente. Vabbè, senti sti cazzi, volevo usare la mossa fisica ma non ne ho nessuna, via, fiato e testa. Pum! Madonna, cazzi, che bella mossa. Livello 47. Pelipper. Cambia. È pellicano tipo acqua, ma anche tipo volante serve Spark. Allora, Hippopotas! Di nuovo Bonnie! E da grandine tempesta di sabbia, così. Perché sì. Vai, gira assorbimento. Il tuo cuore brucia come il mio. È meglio. Con questi vestitini tanto vale avere quella fonte di calore interna. Ci sta. Oh, porca vacca, un ninja. Lo sospettavo. Pensavo fosse una roccia, però. Wow, ci vuole davvero un occhio attento per scovarmi. Io pensavo fosse una roccia. Vedete come sto messo. Se pensavo perché vedevo lo scurino grigio, ho detto, vabbè, questa è una roccia coperta di neve. No, è un cumulo di neve. E sotto c'è un bimbo. Un con uno Zubat, davvero ancora gente con il Zubat? Prima della settima palestra? A livello 33, poi io immagino che sta gente ogni volta che il loro Pokémon livelli lo sorprendono, puntino o fa l'evolvere, o gli danno la pietra stante. Forse è meglio dargli una pietra stante a Pokémon se vuoi evitare che si evolva, piuttosto che tutte le volte fargli prendere un infarto perché no, 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 cioè, proprio che muore, ti crepa il cuore, povero Pokémon. È partito sul ghiaccio.
Ancora uno? Ma fare va vesti Zubat, poverini. Peccato che scovate anche dei punti deboli. Che bella avere la squadra variegata, eh? Ecco. Dimostrare la tecnica che ho imparato alla scuola di sci. Peccato che la giornata non serva da molto, a meno che tu non abbia insegnato i tuoi Pokémon come sciare. Per caso, Snover, Snover, devo subito testare una cosa. Allora, Snover, devo vedere subito cosa. Devo testare una cosa. In previsione della palestra, un secondo, eh. Tanto sono a 32 minuti, dopo questo fermo l'episodio, devo provare una cosa. Perché questo tipo è anche oltre che un tipo ghiaccio. Ok, perfetto. Super efficace, ragazzi. Siamo a cavallo. Christian, potrate nel testa al boss. Sì, è l'evoluzione di questo Snover. Non proprio di questo sempre di Snover, però. Abomasnow è il boss della palestra dei deboli. È il Pokémon della capopalestra, quindi perché cazzo l'ho mandato in campo? Perché cazzo l'ho mandato in campo? Bonnie adesso lo so solo io, vabbè. Niente, ce la facciamo lo stesso. Ah, bello! Ora sono debole agli elementi, a quelli deboli tipo acqua. No, grazie. Ecco, perché volevo fare questo. Ecco fatto. Adesso gli altri due Pokémon rimasti lì, li faccio fuori con Christian, per forza. No, 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 continua, continua. Oh, dove, dove? Ciao, 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 ciao. Ma adesso è one shot sicuro. Devo vedere di utilizzarla questa tecnica in palestra. Quando arrivo dalla capopalestra gli faccio fuori i Pokémon con Bugiglione, così poi dopo quando arriva il boss il one shot è assicurato. Con Forbice X. Magari sia la stacca potenza le mosse tipo quell'altro, però non ce l'ho. Non ci credo, è metà che ho proprio fatto cilecca. Vabbè, raga, non vedo un cacchio. Ah, quanta neve! Quanta neve! Ho trovato un flacone di ferro. Me la devo tenere questa per quando un giorno faremo la torre lotta. Qui c'è un ninja, sicuro. Grandine, ragazzi, come questa che sta andando. Beh, ragazzi, fermiamo l'episodio qui, me ne stavo dimenticando. Io vorrei finire l'episodio alla fine del percorso, ma mi sa che mancano pochi passi. In ogni caso, se abbiamo l'episodio, fermiamoci qua, in mezzo a un fiore di neve. E nel prossimo episodio continuiamo.